Bene, torniamo in diretta. Purtroppo, come state sicuramente vedendo, abbiamo dei notevolissimi problemi della linea ADSL oggi, problemi a cui evidentemente occorre porre rimedio perché altrimenti non si è in condizioni di proseguire, in questa trasmissione. E questo è il momento, purtroppo avete perso la parte finale, della trasmissione Nessun Pasto è gratis, vedremo di recuperarla nella registrazione. E questo è il momento di una nuova rubrica di TV Radicale, Il Signore dei Soldi, Il Signoraggio, La Teoria del Debito Senza Fine. La conversazione di Isabella De Morelli con Francesca Lazzaro, che da anni si interessa ai temi della moneta e del signoraggio. Allora, Isabella De Morelli dovrebbe essere già in linea, proviamo a chiamarlo. Dovrebbe essere in linea. Ecco, Francesco, se ci sente. Pronto Francesco, mi senti? Ciao, ciao Roberto. Ciao Saverio, scusami, ma sono un pochino, diciamo, allarmato dalla condizione della DSL. Allora, proviamo ad aggiungere anche Francesca Lazzaro, dovrebbe essere collegata, quindi vediamo se la troviamo, se mi ricordi qual era il suo nick, Te lo mando. No, e dovrebbe, se mi manda un messaggio, perché magari riesco a vedere dove sta. Che ne ho talmente tanti contatti che chiaramente non la vedo in linea. Vengo, Non la vedo in linea. Sì, ma non è in linea. Poi no, io la dovresti... vedo lì. Io non la vedo in linea. No, io non ce l'ho in linea. Dovrebbe mandarmi un messaggio, così io la vedo e Ok. riesco ad aggiungerla. Comunque non è in linea. Ci dovete scusare per questo problema, ma oggi le cose paiono andare tutte storte. Niente, non è in linea, Saverio. No, perché mi dice che lei non ha avuto il tuo Come contatto. no? Certo che l'ha avuto. Aspetta che glielo mando pure a lei, magari. L'ho vista anche online prima. Stiamo comunicando. Allora, intanto voglio ricordarvi quelli che sono gli altri appuntamenti per il pomeriggio di oggi, per la serata. Alle 18.30 andrà in onda lo spazio Certi Diritti, la conversazione di Riccardo Cristiano con il professor Vincenzo Perrellis, autore del libro Oltre. Alle 19.30 Rivolte Arabe dintorni, a cura di Dimitri Buffa, come il Nord Africa sta superando l'Europa, la conversazione del sottoscritto con Dimitri Buffa. Alle ore 20 aboliamo le mafie, quarta puntata della conversazione di Gianni Colaccione con Marco Marchese sul progetto Aboliamo le mafie, ecco come la società italiana sparisce pezzo dopo pezzo fra mafia e corruzione. Alle 20.30 non si smette mai di essere razzisti, Marco Marchese intervista il dottor Maurilio Orbecchi, medico psicoterapeuta specialista in psicologia clinica ed evoluzionista. Alle 21 Lucis in fondo, una leggera euforia, a cura di Claudia Sterzi. Ecco, intanto mi arriva, finalmente vedo online Francesca Lazzaro, aggiungo alla conferenza Francesca. Francesca? Ciao. Ciao Sì. Francesca, ecco, forse finalmente siamo riusciti a stabilire il collegamento. Ecco, sento un po' di rumore di sottofondo. Anch'io. Sta caricando il video, vediamo, dovrebbe caricare a momenti. Ecco, perfetto, ti vediamo Francesca perfettamente. Allora, io lascio a questo punto la conduzione a Saverio De Morelli per questa che è una nuova puntata, una nuova rubrica di TV Radicale, Il Signore dei Soldi, Il Signoraggio, La Teoria del Debito Senza Fine. Conversazione di Saverio De Morelli con Francesca Lazzaro. Prego, a voi la parola. Sì, grazie Roberto. Allora, io ringrazio tutti la direzione, diciamo, di TV Radicale. In realtà veniva coniata con 8 grammi di oro e
2 grammi di un altro metallo, e già lì il re guadagnava, diciamo, 2 grammi di oro su ogni moneta, e quello era già una prima forma di signoraggio. Poi, col tempo, con l'allargarsi del mondo conosciuto nel Medioevo, diciamo che gli scambi tra i mercanti cominciavano a aumentare e c'era quindi sempre più bisogno di moneta. Solo che sappiamo benissimo che queste monete d'oro in realtà sono scomode anche da usare, perché effettivamente contare per tutte le transazioni che avvenivano tutte le monete era scomodo. Quindi succedeva che lentamente gli orafi cominciavano a affittare i propri caveau affittavano appunto spazio dei caveau per custodire l'oro di questi mercanti. In cambio dell'oro che veniva custodito, questi orafi davano delle note di cambio, che sono appunto queste banconote, le prime banconote. Vennero, nasce così la prima banconota. Quindi ad ogni banconota in circolazione però corrispondeva un equivalente in oro che era depositato presso qualsiasi caveau di un qualsiasi re. Quindi era tutto, diciamo, equivalente garantito in quel modo. Allo stesso tempo l'orefice prestava il proprio oro come un banchiere. Quindi appunto comincia così la prima figura del banchiere, e si viene ad avere un sistema di privati appunto che prestano oro e prendono oro. Quindi adesso siamo arrivati ad avere questo sistema di personaggi privati, come potevano diventare quindi banchieri, che hanno la possibilità appunto di creare moneta. Perfetto. All'inizio Scusami se ti interrompo, guarda. Ti sento male. Fin quando un sistema poteva funzionare così, era comunque un sistema sano, nel senso, dici, si è creato il Sì, baratto, si è creato il sistema convenzionale dell'oro e poi si presta l'oro che ogni cittadino magari per sicurezza deposita nella banca o presso. appunto, Cosa è fin qui successo poteva dopo? essere, ecco, il fatto è questo, che dopo questo famoso orafo, che ormai è diventato banchiere, al posto di prestare solo il suo oro, cominciava a prestare anche l'oro degli altri, di tutti coloro che avevano depositato. Quindi prestava oro che non solo era suo, ma era anche di altri depositanti. Quindi creava un giro di monete molto maggiore rispetto alla quantità dell'oro che aveva nei caveau. E oltre a quello, ha cominciato a notare che la parte dei depositanti non aveva ritirato l'oro, perché sai, comunque sappiamo benissimo che, come dicevo, era scomodo portare dietro tutto quell'oro, quindi l'oro rimaneva sempre nei caveau degli orefici. Quindi l'orefice è arrivato un attimo a pensare che lui avrebbe potuto prestare, tra virgolette, anche molto di più della quantità di oro che aveva, perché tanto nessuno sapeva quanto oro lui avesse realmente nei caveau. Di conseguenza ha prestato più oro di quello esistente realmente e ha creato appunto questo sistema di creazione del denaro dal nulla. Come oggi è ancora tutt'oggi, viene creato denaro dal nulla, sulla base di un sistema che si chiama sistema riserva frazionaria, che è quello che adesso descriverò. Quindi niente, si ha tutta questa formazione di denaro, diciamo che è durata fino al 1933, sul dollaro americano, che era l'unico convertibile in oro, era ancora scritto che era una banconota convertibile appunto in oro. Dal 1933, quando l'America subì delle profonde crisi economiche, la Federal Reserve approfittò del momento, diciamo che era la banca centrale, la Federal Reserve, approfittò di questo momento per comprare le altre maggiori banche a prezzi stracciati. Quindi lei diventa praticamente la banca centrale, compra tutte le altre banche e diventa la banca centrale. Allo stesso tempo, sempre nel 1933, per far fronte alla crisi, si attua quello che viene chiamato l'ordine esecutivo del 1º maggio 1933, in cui, io non ti vedo più, te lo dico, in cui, vabbè, ci sei? Sì, Saverio? ci sono, ma dalla chat mi chiedono Ah, di escludere il video perché probabilmente c'è un problema di banda sul server ok. centrale, non so. No, va bene, va bene. No, Ok. va
va bene, pensavo che magari era caduta la linea. Niente, dicevo, con l'ordine esecutivo del 1 maggio 1933 la Federal Reserve rastrella tutto l'oro di tutti gli americani. Quindi tutto il popolo americano ha dovuto consegnare il proprio oro alla Federal Reserve. Quindi la Federal Reserve era l'unica possessrice di oro. Se il popolo si rifiutava, chiunque si rifiutasse di consegnare l'oro, avrebbe, cioè la pena sarebbe stata la reclusione per 10 anni, quindi era non segnare l'oro, ancora quindi maggiormente più impoveriti. E quindi la Federal Reserve, come dicevo, era l'unica ad avere poss a possedere l'oro. Quindi Però da questo fammi fare un momento po' il in punto, poi, Francesca. Allora, dimmi. nel 1933 la Federal Reserve dice ai cittadini americani che chiunque avesse oro doveva Sì. consegnarlo alla banca. Quindi Sì. Sì, doveva consegnarlo, sì, doveva consegnarlo alla Federal Reserve praticamente. Quindi così diventò la banca monopolista dell'oro in Aveva il America. potere. Sì. E oggi in Europa funziona allo stesso modo come in America, perché poi è traslato in tutto il mondo, è un problema mondiale. Diciamo che dal 1933 in poi la dicitura convertibile in oro, che era sul dollaro, è stata cambiata in moneta a corso legale. Quindi l'accettazione della moneta. Ora, chi crea il valore della moneta? La moneta, come diceva Giacinto Riti, che era uno studioso, più studioso di me del tema, è solamente la misura del valore delle cose. La misura del valore delle cose siamo noi che diamo valore alle cose, quando diamo valore a un servizio, quando diamo valore agli oggetti. Quindi la misura del valore delle cose viene data dalla moneta, ma siamo noi che convenzionalmente tutti quanti accettiamo che quel pezzo di carta valga tot euro. Noi diamo valore alla moneta. Quindi è questo il punto del problema, perché il valore della moneta glielo diamo, che è questa moneta che noi in realtà creiamo, non fisicamente, ma l'accettiamo, ci viene prestata da degli enti privati. Perché se volete ho anche il link, la banca, quelle che sono le banche, creano moneta dal nulla tramite il procedimento bancario. E se voglio anche i link che attestano queste cose qui, perché non sono io che lo dico, ci sono documenti come il Modern Money Mechanics, che è un documento della Federal Reserve, dove viene descritta tutta la procedura di creazione della moneta, che praticamente cosa succede? Il governo, un governo qualsiasi, decide che ha bisogno di moneta. E decide che ne so, ha bisogno di 10 milioni di euro per dire. Quindi cosa fa? Stampa un titolo del debito, quello che viene chiamato titolo del debito, da 10 milioni di euro. Ora, la banca centrale, tramite degli intermediari che solo lei decide, quindi nessuno può partecipare all'asta, solo la Banca d'Italia decide chi deve partecipare all'asta per comprare il titolo del debito. Quindi lo Stato stampa questo titolo del debito, la banca decide chi può partecipare, i partecipanti all'asta comprano il titolo, ognuno una parte di titolo, e di conseguenza la banca stampa 10 milioni di euro in banconote che vengono redistribuite nei conti correnti di questi partecipanti all'asta. Quindi Quindi, Francesca, scusami. Allora, questo. sì, allora, qua c'è una domanda dalla chat, più che una domanda, diciamo, Sì. il problema non sono le banche private, dice Raffaele, sono le banche anche le banche statali possono creare moneta dal nulla. A me è parso di capire dal tuo discorso, Francesca, che praticamente le banche centrali nazionali, Banca d'Italia, Banca di Spagna, Banca di Giro, sono delle Sì. banche statali per definizione, pubbliche per Sì. definizione, però che hanno partecipato, diciamo, sono delle Sono vere e pubbliche proprie perché partecipano società a cui possono private, partecipare delle banche private. sì. Sì, in realtà la Banca Italia, per dire, si chiama Banca Italia, ma non è dell'Italia o degli italiani. Nel 2005, cioè quindi solo nel 2005, è uscito l'elenco dei partecipanti. Dei possessori in qualche modo di Banca Italia. Io ti avevo passato il link, se vuoi ce l'ho ancora qui, vi Sì, passo il puoi link dalla metterlo sulla chat. chat. Sì. Un attimo. Ok. Credo di averlo. Ecco. Ecco, questo è il link del PDF.
dei possessori di Banca Italia. Chi è Banca Italia? Anche tra le banche c'è San Paolo SPA, Unicredit SPA, Monte dei Paschi SPA, Amministrazioni, Assicurazioni Generali SPA, sono tutte società private, società per azioni private, Quindi quindi le società quotate in borsa operazionali, private. le banche private controllano di fatto la Banca d'Italia. Sì, la Banca d'Italia è per il 96% di privati, tutto il resto è dell'INPS e qualcos'altro, ma briciole in realtà, tutto il resto. Cioè, tutta la Banca d'Italia è posseduta da banche private e queste banche private creano moneta dal nulla, senza né riserva né niente, e che noi accettiamo dando il valore a questa moneta. Quindi è una truffa, ma la truffa non finisce qui in realtà, perché sappiamo benissimo che no, noi in realtà vediamo come questo sistema crea moneta dal nulla. Quindi abbiamo il governo, attraverso il titolo del debito, ha creato 10 milioni di euro, ok? Questi 10 milioni di euro sono stati inseriti in circolo di questi azionisti, quindi distribuiti in questi conti correnti, quindi vanno a rimpolpare, diciamo, la massa monetaria circolante. Di conseguenza, questi 10 milioni di euro devono essere, per dire, depositati in una banca. È qui che parte il sistema riserva frazionaria. Questi 10 milioni di euro vengono depositati e automaticamente diventano la base per creare un'altra creazione di soldi. Perché allora, da statuto le banche possono, anzi devono tenere in riserva il 10% dei loro depositi. Quello è obbligatorio, che non possono toccarlo. Il restante 90% lo possono riprestare. Quindi in quel momento la banca ha 10 milioni di euro e può prestarne 9 milioni, ma non va a prendere i 9 milioni dai 10 milioni. Se deve prestare 9 milioni, la banca crea altri 9 milioni in automatico, perché nel momento in cui lei può prestarne 9, però deve anche poter restituire il deposito dei 10 milioni e prestare i 9 milioni. Quindi in quel momento la banca ha 19 milioni. Quindi viene a Si vengono a creare automaticamente nel sistema altri 9 milioni. Questi 9 milioni possono essere depositati in un'altra banca e vengono a creare un altro, cioè un'altra base per un altro prestito. Quindi il 10% si tiene, quindi vengono a crearsi altri 8,1 milioni che vanno a creare la base per altri 7,2 milioni, per altri 6,5 milioni, per altri 5,9 milioni. Così in avanti il sistema arriva a moltiplicare per 9 volte, quindi si arriva a 90 milioni di euro in giro, in circolazione, così creati dal nulla. Questo è il sistema riserva frazionaria, Certo. che Sì, perché è in pratica, scritto nel secondo nome la del documento finanziario. concezione, scusami, secondo la Sì. concezione che solamente il 10% Sì. del deposito in teoria viene di solito riscattato in generale, la banca si autorizza, diciamo, a creare su 10 milioni di euro 90 milioni di euro, dici tu. Sì, esattamente. Ok, e Questo questo è qui è il il sistema sistema riservato. riserva frazionaria. Sì, è questo il sistema riserva frazionaria che crea moneta dal nulla sulla base dei depositi della banca stessa. Però, come dicevo, l'inganno peggiore non è tanto questo, ma il fatto che noi alla banca, quando ci presta dei soldi, dobbiamo restituire questi soldi che ha creato facendo il prestito, ma in più dobbiamo restituire l'interesse. Ma questo interesse la banca non l'ha mai creato in nessun momento della transazione, del circolo, della creazione della moneta. Quindi, non essendo stato mai creato questo interesse, l'ammontare del denaro che deve essere restituito alla banca eccederà sempre l'ammontare del denaro circolante. Quindi la banca richiede sempre più denaro rispetto a quello che è in conseguenza, crea un sistema appunto dove si hanno questi personaggi ricchi e altri personaggi poveri, quindi che va a ribaltarsi poi su tutto il pianeta. Globalmente si hanno quindi questi stati estremamente ricchi e degli stati estremamente poveri. Quindi è per questo, cioè, che è tutto collegato, anche la Quindi povertà dici, nel un mondo. Noi sappiamo, sistema dimmi. basato sul debito non può essere un sistema sano, nel senso c'è qualcuno che prima o poi dovrà fallire,
perché non si possono pagare i soldi che hai depositato più gli interessi che in realtà non esistono. E questo, mi chiedo, accade anche Diciamo con gli stati, nel senso anche con il debito pubblico, il famoso debito pubblico che molti sì, il debito pubblico è appunto sanno il proprio cosa debito che il sia. nostro governo fa attraverso questi titoli del debito, e il debito che il nostro governo fa con le banche. Quindi c'è questo scambio banche private e il nostro governo per creare soldi. Quindi crea questo debito che in realtà poi vediamo che in un sistema così a debito è logorante per il singolo, per il piccolo, che appunto, come dicevamo, le insolvenze e i fallimenti sono matematici in un sistema del genere. Se non esiste moneta sufficiente che vada a compensare il debito, visto che è un sistema basato sul debito. Cioè, Sì. quindi, Quindi fammi diciamo capire un po' come che funziona appunto. diciamo, la creazione dei soldi per gli stati. Non sono gli stati, per come si può pensare, che stampano direttamente i soldi, No, ma sono le banche che appunto. li prestano agli stati in cambio Sì. di titoli del debito pubblico. Sì, quindi E come fin qui dicevo potrebbe prima. essere anche sano fino a un certo punto, fin quando non Sì. entra in gioco l'interesse, perché Sì, poi. l'interesse. Mi Ovviamente spiego l'interesse non perché. viene stampato, però deve essere preso. Sull'ammontare della moneta circolante, l'interesse, diciamo che il sistema è dinamico e quindi qualcuno l'interesse riesce a restituirlo, ma se qualcuno riesce, qualcun altro per forza di cose matematicamente non riuscirà a restituirlo. Quindi cosa succede? Che la banca, dal momento in cui tu non restituisci il tuo debito, si prende la tua casa, si prende la tua promessa, perché appunto la banca crea il denaro dalla tua promessa di pagamento. Tu gli prometti che lo pagherai, altrimenti gli darai la tua casa. Quindi se tu non lo paghi, lei si prende la tua casa quando ti apri il mutuo, diciamo, per un esempio. Quindi il sistema così crea per forza dei fallimenti, della povertà, per forza di cose. Matematicamente qualcuno rimane appunto col cerino in mano, Certo. senza sedia, ecco. È una situazione, mi interesserebbe più la situazione degli stati, nel senso, Sì. quello che stiamo attraversando ora, diciamo, la crisi mondiale, in particolar modo l'Italia che ha raggiunto livelli di debito pubblico in grosse percentuali. Mamma, dicevo all'Italia. Questo, diciamo, era un qualcosa è un qualcosa, a tuo dire, di prevedibile per tutti gli stati che, diciamo, agiscono secondo questo sistema. Perché Sì, ma comunque tutto, cioè, se il c'è uno debito Stato. è inestinguibile, non c'è modo di No, non c'è uscirne. modo, non c'è modo di no, non c'è modo di uscirne, perché non esiste l'interesse per poter uscirne, cioè non esiste la moneta fisica per poter uscire da questo sistema di debito. Quindi questo famoso debito pubblico che tutti, cioè che lo Stato deve pagare, che infatti io mi chiedo sempre, quando devo parlare del signoraggio, dico sempre, ma tu lo sai con chi noi siamo indebitati? Chi è che è il beneficiario, ecco, del nostro debito? La maggior parte delle persone non lo sa. Ci sei? Ci sei Sì, ci ricomparso. sono. Ok? Quindi appunto questo sistema a debito va a creare appunto questo stato di povertà perché manca appunto mancano i soldi fisici per poter pagare il debito. Se per assurdo tutti quanti fossero in grado di restituire i propri debiti senza interesse, non esisterebbe moneta circolante. Non esisterebbe più moneta perché è tutta nata da un debito, a partire dal debito del governo, del nostro governo che ha fatto con questi titoli del debito, fino ai piccoli mutui dei noi privati, che chiedendo, cioè appunto con la domanda, è la stessa cosa come nel mercato, la domanda e l'offerta, c'è domanda di soldi, quindi creiamo soldi. È questo il gioco alla fine. Di Certo. questo. Sì, di questo problema si è anche interessato Giacinto Auriti. Non so se qualcuno lo conosce, era un docente di diritto di Teramo. Lui fu il primo che ebbe il coraggio di denunciare questo e denunciò appunto Banca Italia, l'allora governatore di Banca Italia Carlo Azeglio Ciampi e il successivo governatore Antonio Fazio. Li denunciò appunto esponendo la pratica del signoraggio. La Corte all'epoca non poté che constatare la veridicità dei fatti, però disse
che non si poteva fare altrimenti perché era una consuetudine. È una consuetudine che i soldi si fanno così, come a dire che se io uccido una persona faccio un reato, se ne uccido 1.000 è una consuetudine, quindi va tutto bene. Questa qui era, diciamo, la conclusione del processo che Giacinto Riti aveva portato avanti. Quindi, bene, a me ora è chiaro che un tema del genere non si può spiegare in mezz'ora perché E infatti mi lascia chiedo se sono stata spazio chiara. Se... a tante, diciamo, approfondimenti che se la rubrica potrà andare avanti anche nelle prossime settimane avremo modo di approfondire. Qua, per esempio, dalla chat ci chiedono ma qual è la soluzione, quale soluzione si qual è la propone. soluzione? Ora è chiaro Allora, che abbiamo tutti già fanno la passato la stessa nozione. domanda. Allora, la soluzione, in realtà la soluzione, non si può trovare una soluzione a un problema che nessuno conosce, e questo è il fatto, il primo passo è far conoscere il problema. Quindi come io adesso lo sto esponendo, mi piacerebbe che tutti coloro che hanno ascoltato si interessassero a questo problema, approfondissero, perché potrei aver detto anche un mucchio di cretinate in realtà, non è mica detto che io dica Bibbia e Vangelo. Quindi ognuno di noi, nel suo piccolo, deve approfondire il tema e diffonderlo, cercare di farlo conoscere in giro, perché la gente non lo sa. Quindi una prima tappa per arrivare alla soluzione è sicuramente la diffusione di questo problema. E di sicuro, ovviamente, sempre Giacinto Riti aveva fatto un esperimento che era il CIMEC, aveva creato quella che era una moneta a credito, non una moneta a debito. Quindi si crea un sistema di moneta a credito. Lui aveva fatto questo esperimento del CIMEC, che era appunto la formazione di denaro a debito. È una questione un po' lunga questa da spiegare, però Francesca, questo lo faremo io nella credo, prossima Francesca, puntata. siccome è stata molto interessante la rubrica con te ospite, mirabilmente condotta da Saverio, io credo che sicuramente, come già nella chat cominciano a scrivere, ci saranno altre occasioni nelle prossime settimane per continuare ad approfondire proprio questo tema. Complimenti veramente perché siete riusciti entrambi a far comprendere un argomento che è veramente molto ostico con parole semplici. Quindi l'invito ad approfondire che da te Spero. è pervenuto sicuramente sarà fatto da parte di chi vi ha seguiti ed è una rubrica assolutamente da continuare, come scrive Stefano Russo, come scrive Gianni Colacione, Marco Marchese, Raffaele, che aveva anche altre domande da farti. Purtroppo il tempo è scaduto, però ripeto, ci saranno sicuramente altre occasioni e chiaramente la Io relazione spero di essere stata chiara, ecco, perché è difficile assolutamente da chiarissima, spiegare. Francesca. Bene, Chiarissima grazie. te e molto, molto intelligenti le domande anche che ti ha fatto Saverio, quindi questa è una rubrica che sicuramente andrà avanti e avrete modo in una seconda puntata di continuare ad approfondire l'argomento e magari di far intervenire altre, nelle successive puntate anche altri ospiti per interagire anche con te Francesca, perché è possibile Ok. la conferenza in multicam. Sì. Io ringrazio veramente tantissimo Francesca e anche Francesca Lazzaro e anche lo stesso Saverio. Grazie Vi a voi. saluto, Grazie a voi. ritorniamo nello studio di Lecce e fortunatamente abbiamo avuto questa trasmissione, non ha avuto problemi tecnici che è